Cari compagni di avventura, in uno degli ultimi video ho ampiamente parlato di quelle che secondo me sono delle problematiche in merito allo sviluppo, all'utilizzo da parte di Oda del personaggio di Kaido. Però, visto che non vorrei passasse l'idea, no, che per me è tutta da buttare Wano Kuni, allora ho pensato di prendere e di parlarvi di un aspetto che è molto interessante e che fa capire che comunque, in ogni caso, delle buone idee dal punto di vista della scrittura dell'intera saga, però non solo Wano Kuni, ci sono, c'è un filo conduttore. In realtà c'è sempre un filo conduttore, infatti facciamo una sorta di digressione sul concetto di saga. Arco narrativo è un evento, un insieme di eventi che avvengono, no, in merito a un qualche sviluppo. Per esempio, tutto ciò che vediamo Wano Kuni si definisce arco narrativo, mentre saga è un insieme di archi narrativi che sono eventi diversi in per quanto riguarda One Piece in isole diverse, ma che hanno comunque un filo conduttore comune. Quindi la saga dell'Isola del Cielo comprendeva gli avvenimenti di Giaia, arco narrativo di Giaia, e di Skypiea con arco narrativo di Skypiea. La saga di Dressrosa andava a unire gli eventi dell'arco narrativo di Punk Hazard degli eventi dell'arco narrativo di Dressrosa. La saga dei Quattro Imperatori invece va a coinvolgere e quindi unisce gli avvenimenti dell'arco narrativo di Zou, dell'arco narrativo di Cake Island, dell'arco narrativo del Reverie e dell'arco narrativo di Wano Kuni. E c'è un filo conduttore in tutto ciò che riguarda chiaramente sì la caduta di due dei quattro imperatori, sulla base poi del fatto che proprio questa caduta di entrambi gli imperatori non sia avvenuta in archi narrativi diversi, ma tra l'altro nello stesso arco narrativo, ma c'è anche un filo conduttore da un altro punto di vista che riguarda le tematiche delle gestioni degli imperatori nei propri regni. E a tal proposito voglio affiancarmi, voglio partire da un post breve ma pienissimo di significati che avevo pubblicato One Piece New World su Facebook, in realtà neanche troppe ore fa, e voglio espandere questo concetto. Allora, lui praticamente andava a far notare come a Totland praticamente ci sono gli abitanti che possono mangiare a sazietà perché di fatto tutto, no, l'ambaradan dell'arcipelago di Totland è fatto di cibo, quindi il cibo lì non manca. Però gli abitanti di Totland, quindi gli abitanti del regno di Big Mom, possono fare questo in cambio di una parte della propria anima, che devono dare ogni 6 mesi come una sorta di pegno, pedaggio, pagamento, una tassa, ecco, una tassa. E allo stesso tempo, quando a Big Mom servono determinati alimenti, ecco che non si fa problemi a sterminare tutti. Questo ci fa capire quindi come l'elemento cibo a Totland sia un elemento di rilievo molto importante e che quindi tutti gli abitanti di Totland, tutte le persone che vivevano o che vivono sotto il gioco di Big Mom, il vivevano o vivono bisognerà vedere sulla base di che fine farà o meno Big Mom dopo Wano Kuni, ma che vivevano in un gioco, no, di oppressione. Loro alla fine sono totalmente sottomessi all'imperatrice, non c'è un rapporto equo, non c'è un rapporto, no, tra virgolette, idilliaco come potrebbe essere quello con Re Riku a Dressrosa. C'è questa sorta di sottomissione legata al cibo. Sottomissione che comunque fa vivere in serenità gli abitanti che, insomma, pagano la loro tassa, quindi sono sottomessi per quel motivo, ma comunque vivono in maniera, diciamo, serena, accondiscendente. Sono per l'appunto proprio senza chissà che volontà di cambiare o di veder cambiare il sistema. Allora, per il momento va bene così. E qui ci colleghiamo a un parallelismo di questa saga, quindi della saga dei Quattro Imperatori, che collega tutto ciò che vediamo a Totland con tutto ciò che vediamo a Wano Kuni. Perché, come sempre, il post di One Piece New World ci faceva notare, a Wano il cibo scarseggia e l'acqua inquinata, però proprio per questo motivo i suoi abitanti possiedono un forte spirito rivoltoso, che però viene attutito dall'immensa forza di Kaido e dalla, a quanto pare, diciamo, supposta invulnerabilità, insconfiggibilità, il fatto che non lo possono buttare giù, non lo possono sconfiggere, quantomeno presuppongono tale evento, visto che poi comunque, come abbiamo visto nel 1049, in realtà le ha prese da Rufy. La cosa interessante, come fa notare appunto il post, ma come fa notare questo filo che collega tutta la saga di Quattro Imperatori, è proprio il fatto che c'è una contrapposizione nei due imperatori dove uno, per mantenere il controllo, dava cibo in abbondanza sempre e comunque, e quell'altro, per mantenere il controllo e quindi evitare che ci fossero rivolte, doveva andare a di fatto spezzare le linee nemiche, spezzare le volontà,
di andare a togliere cibo e acqua affinché fossero sempre deboli e mai in grado di unirsi e rivoltarsi a lui. Anche perché voglio far notare, no, che Kaido ha perso ormai il dominio, ha perso l'aver spezzato la volontà degli, insomma, degli abitanti di Wano, e quindi ha perso il territorio. Materialmente, con questa sconfitta avvenuta nel 1049, lui ha perso qualsiasi possibilità. Mentre Big Mom, tecnicamente, lei se ritorna a casa non ha perso i suoi domini, non ha perso il favore della propria popolazione, perché lei non ha negato loro il cibo, non ha negato loro quell'elemento di unione e comunione che lega tutte le persone che vivono nel mondo di One Piece. Infatti, come dico sempre, il cibo è un elemento narrativo importantissimo all'interno dell'opera. E ecco, andava fatta questa precisazione su Wano Kuni, secondo me. Andava proprio fatta. C'è questo, no, gioco di antitesi che è incredibilmente bello, incredibilmente anche interessante. Si potrebbe discutere veramente per ore sulla filosofia del cibo da parte di Oda. È un elemento veramente di forza di questa saga dei Quattro Imperatori. Elemento di forza che certo non andrà mai sicuramente a cancellare o a far dimenticare tutti i difetti che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi, ma comunque è un pregio non da poco. È una cosa che è molto apprezzabile, che purtroppo a causa degli evidenti e numerosi difetti di Wano Kuni si tende a non considerare, si tende a dimenticare. Passa un po' in sordina, ecco. Quindi sì, ci stava, secondo me, confezionare un video dicendo queste cosucce qui. Detto ciò, vi faccio presente che questa sera alle 21 mi trovate in live su Twitch, non sul mio canale, sarò ospite. Non ho ancora adesso un link diretto per la live, ma se entrate su Instagram per quando uscirà questo video, sicuramente nelle mie storie ci sarà il link cliccabile, quindi potrete seguirmi in live. Sarà una live che durerà dalle 9 alle 11:30, saremo in compagnia di One Piece Unity e del Gun. Insomma, parleremo di tanta roba e ci focalizzeremo principalmente proprio sugli avvenimenti di Wano Kuni e in generale della saga dei Quattro Imperatori. Quindi, tra l'altro, molto in tema con il video che, insomma, avete appena visto. In caso, insomma, se volete passare, venite, vi aspettiamo numerosi. Sarà una live bella, bella cicciosetta, con persone di rilievo, quindi fico. A parte ciò, sempre a proposito di live in cui sarò ospite, vi faccio presente che domani alle 7 sarò ospite da Arte Settima, andremo a parlare della terza stagione di Love, Death and Robots, quindi ci sarà modo di approfondire, facendo critica poetica, tutte le bellezze della terza stagione di quella serie animata Netflix. Basta, credo di avervi detto più o meno tutto, quindi fate i bravi, mangiate le verdure. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti hashtag carota e ci vediamo domani con il classico video sul 1050 di One Piece. Bella a tutti!